Buonasera a tutti, siamo al Palaver di Novara dove tra poco vedremo sfilare tante bellissime ragazze che parteciperanno al concorso di Miss Palaverdi. E non solo, ci saranno anche affascinanti mamme che si esibiranno per aggiudicarsi il titolo di Miss Mamma. Tra poco andremo a intervistarle. Ciao a tutti, abbiamo qui con noi. Musco Francesca. Di dove sei? Novara. Quanti anni hai? 21, quasi 22. È la prima volta che partecipi a un concorso del genere? Sì. Sì. E quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a partecipare? Il mio ragazzo, è lui che vuole, proviamo. E quindi ti ha lanciato, ti ha Sì, spinta, ancora. andiamo. Mi spinge ancora adesso, quindi sì. Ma tu sei convinta o? Abbastanza, insomma, però Sei va bene. emozionata? Un po', sì. Però sarò più emozionata quando mi sa che devo camminare. Ma Però. come sfilate? Con un solo No, abito? prima col vestito e poi col costume. Ok. Ciao, come ti chiami? Di Paola, dove sei? di Novara, Quanti anni hai? quasi 17. È la prima volta che partecipi a un concorso di questo Sì, tipo? E ti sei emozionata? un po', abbastanza. Sfilate quindi con questo vestito? Io sì. E in costume no? Sì, dopo penso nella seconda uscita Per forza, sfileremo. obbligatorio comunque Sì, fare questi per due. forza. E quindi magari quella è la cosa che ti fa un po' più. Sì, perché non ho sto gran fisico, quindi purtroppo sì. Io sarei un po' emozionata. Più che emozionata e imbarazzata. Esatto. Quella sì. E hai un sogno nel cassetto? Non in particolare. Il mio sogno è sempre stato di fare la poliziotta. Poi Che studiando non c'entra con vedremo. questo concorso. No, no, quello no. Per il resto non ho niente in particolare. Quindi non hai interesse magari un giorno diventare, non so, di No, no. sfilare su No, no, altri anche palchi? perché non è che me lo merito molto. Penso ci sia di meglio. Se siete qua è perché siete le belle ragazze, altrimenti non Si sfilereste. spera. Va bene, ti ringrazio. Ciao, come ti chiami? Daniela Celona. 33. Quanti anni hai? Sei di Novara? No, Galliate. Gagliate. Perché hai deciso di partecipare a questo concorso? Così per vedere. Ti hanno incoraggiato, Sì. vai! Siccome adesso sono mamma, allora mi viene più da. Come si chiama il tuo bimbo? Alessandro. Alessandro. Quanti anni ha? Un anno, 15 mesi. È qua stasera che fa il tifo Sì, suo mo. là. Sei emozionata? Ma no, tanto lo prendo per gioco per me. Sì, è giusto per Hai un fare. po' di emozione magari prima di Sì, sfilare? adesso! Poi quando sei sul palco vai lanciata e. No, beh, quello non lo so. Non l'ho mai fatto, dunque. Ciao, come ti chiami? Lisa. Quanti anni hai? 32. Sei di Novara? No, Gagliate. Come mai hai deciso di partecipare a questo concorso? Obbligata dalle mie cognate. Come si chiama il tuo bimbo o la tua bimba? È Gaia. qua questa sera? Arriverà. Arriverà a fare il Sì. tifo. E sei emozionata? Da morire. Ciao, nome e cognome? Sono Erika Vestali, Di dove sei? di Novara. Quanti anni hai? 24. Come mai hai deciso di partecipare a un concorso di questo genere? Mi ha consigliato una mia amica di partecipare, allora ho provato. Sei emozionata? Un po' perché ci sono ragazzi più giovani di me, però vabbè, proviamo, ormai siamo qui. Hai già avuto altre esperienze del genere? Ho partecipato a Miss Celebrità 4-5 anni fa, però una cosa brevissima. Sei riuscita ad arrivare tra i primi posti? No, no, solo la prima selezione e basta. Ciao, nome e cognome? Carme Carribella, Quanti anni hai? quasi 18, Di dove sei? di Romentino. Come mai hai deciso di partecipare a un concorso di questo genere? Perché a me è sempre piaciuto fare un concorso di questo genere, visto che ho avuto la possibilità, ho provato. Hai già avuto altre possibilità di No. fare altri concorsi? Quindi è la prima volta. Sì. Sei emozionata? Sì. Tanto? Sì, abbastanza. Hai particolari sogni nel cassetto? Particolari no, l'importante è che sto bene, cioè la salute poi come va va. Ma intenzione il tuo sogno sarebbe magari di andare a sfilare su altri palchi, Sì, il magari mio più sogno è fare importanti? un calendario. Ah, ok. Ciao, nome e cognome? Michaela Bonomi. Quanti anni hai? 17. Sei di Novara? No, di Romentino. Come mai hai deciso di partecipare a un concorso di questo genere? Perché mi ha spinto una mia amica. Ma è la prima volta Sì. che. Vabbè, sì, 17 anni è la prima volta. Hai intenzione di sfilare su palchi più importanti di questo? No, Sarebbe un no, tuo sogno? no, no. No, è giusto una cosa Una fatta cosa così. così, ti hanno spinto gli altri. Sì. Hai particolari sogni nel cassetto?
No, non, niente di particolare. Ciao, nome e cognome? Patrizia Del Bosque. Quanti anni hai? 18 anni. Sei di Novara? No, abito a Gagliate, ma sono messicana. Ah, infatti, il cognome si capiva che non era italiana. Cosa ti ha spinto a partecipare a un concorso di questo tipo? Per fare qualcosa di diverso. C'è qualcuno magari che ti ha incitato a... Vabbè, le mie amiche di Gagliate mi hanno detto dai, vieni con noi a fare compagnia, a fare una sfilata, dai, andiamo. Hai già avuto opportunità di fare altri concorsi di questo genere? No, concorsi così no, però sono stata chiamata parecchie volte da Milano a farli, però non sono mai andata. Non sei mai andata? No. Ciao, nome e cognome? Clarissa Maresca. Quanti anni hai? Non devo fare 16. Lei sarà la più piccina tra le concorrenti. Di dove sei? Gagliate. Hai già avuto modo di partecipare a altri concorsi? No. Vabbè, sei piccolina, quindi magari prossimamente. Hai sogni nel cassetto? Ne avevo uno, mi piaceva ballare, però poi ho smesso. Basta. E ti piacerebbe magari sfilare su palchi più importanti del Palaverdi? Non ci avevo mai pensato, cioè non è stata, è stata una scelta spinta. Quindi ti hanno convinto magari le tue amiche a gareggiare? Sì, tutte le mie amiche. Sei emozionata? Sì, abbastanza, penso come tutti. Ciao, come ti chiami? Valentina. Quanti anni hai? 22. Di dove sei? Trecate. È la prima volta che partecipi a un concorso di questo genere? Sì. Una nuova esperienza, giusto per. E come mai hai deciso di partecipare? Mica, ma mi ha convinta, boh, ma alla fine l'ho accettato. E anche lei qua? Sì, sì, certo. Ok. Sei emozionata? Normale. Normale? Sì, sì, normale. Di solito le tre ragazze sono un po' agitate. Sì, un po' normale, ma normale. Non in particolare? No. Hai i sogni nel cassetto? Aprirmi un bar, farmi dei soldi, farmi una bella villa. Come tutti, d'altronde. Non ti piacerebbe sfilare su palchi più importanti? O... Sì, se mi accettano, più che volentieri, non c'è problema. Ti ringrazio. Ciao, nome e cognome? Ciao, Vanessa Boccia. Quanti anni hai? 18. Di dove sei? Di Gagliate. È la prima volta che partecipi a un concorso di questo genere? Sì. Sei contenta? Ti hanno spinta a partecipare a qualche persona o è stata una tua decisione? L'ho fatto perché volevo divertirmi, siccome mi piace il divertimento, ho provato un'esperienza nuova, ho conosciuto un po' di ragazze carine. C'è qualche tua amica qua? Sì, c'è una mia amica e quella che mi ha fatto partecipare è un'altra mia amica. Hai un sogno nel cassetto? Cosa ti piacerebbe fare nella vita? Ah, vabbè, vorrei fare il critico d'arte. E magari, non so, sfilare su palchi più importanti di questo, o avere un futuro come fotomodella. No, avrei voluto fare la modella, lo ammetto, però non avendo l'altezza e il fisico adatto, ci ho rinunciato. Comunque il sogno è critico, è la cosa che ti piacerebbe fare di più nella vita? Sì. Sei emozionata? No. Come no? Ah no. Sei tranquilla? Sì. Ciao, come ti chiami? Stefania. Quanti anni hai? 35. Sei di Novara? Sì. Hai una bimba o un bimbo? Ho bimbi e sono nonna. Ah, addirittura? Sono tutti qua a vederti, a fare il tifo per te? No, mia figlia più grande che ha 18 anni no, perché a casa con la bimba c'ha 2 mesi, quindi no. Però i tre sì. Ci sono, c'è anche il marito. Sì, sì, sì. Cosa ti ha spinto a partecipare a un concorso di questo tipo? Allora, è stato sempre un desiderio e io quando ero piccola mi avevano proposto una cosa del genere. Mia mamma per paura non mi ha fatto andare, quindi adesso che ho 35 anni mi è capitata l'occasione, l'ho fatta. Ho deciso io questa volta. Quindi. Sei emozionata? Abbastanza. Ciao, come ti chiami? Pasinetti Pamela. Quanti anni hai? 22. Di dove sei? Novara. È la prima volta che partecipi a un concorso di questo genere? Sì. Ti è sempre piaciuto questo tipo di manifestazioni? Sì, diciamo di sì. Ed è la prima volta che partecipi? Sì. Il tuo bimbo, la tua bimba, come si chiama? È un maschietto, Brian, 21 mesi. 21 mesi piccino. È qua con il papà, magari? No, è con la nonna, è rimasto. Ancora... È rimasto a casa? Sì. È ancora piccolino. Sì. Sei emozionata? Abbastanza. Abbastanza.